infezioni sessualmente trasmesse sono una serie di infezioni che vengono trasmesse prevalentemente attraverso i rapporti sessuali. Il loro numero negli ultimi anni è in costante aumento in tutta Europa e ovviamente anche nel nostro paese, soprattutto nelle grandi aree urbane. Il rischio di contrarre un'infezione sessualmente trasmessa è dipendente dal comportamento sessuale, dal numero dei partner, dal mancato utilizzo del preservativo. Quando dico che le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento, mi riferisco in particolare alla sifilide, che molti credono una malattia del passato, ma che invece negli ultimi 10 anni è almeno triplicata nella realtà milanese. La principale delle infezioni sessualmente trasmesse è ancora oggi da considerare ovviamente l'infezione da HIV, non solo per la diffusione, perché l'infezione da HIV continua a diffondersi nella popolazione, ma ovviamente per le conseguenze che l'infezione da HIV, se non conosciuta e non trattata, può portare. Ritengo inoltre importante citare l'infezione da Nei seria gonorrea, la gonorrea, perché la Nei seria gonorrea, cioè il batterio che è la causa di questa infezione, è un batterio che sta diventando resistente a moltissime terapie antibiotiche ed oggi viene considerato un superbug, uno di quei batteri difficili da sconfiggere. Ritengo inoltre importante citare l'infezione da clamidia. La clamidia trachomatis è un'infezione che è asintomatica nel 50% dei maschi e nel 75% delle femmine ed è la principale causa infettiva di sterilità femminile. Quindi conoscere il proprio stato nei confronti della clamidia è particolarmente importante ed è inoltre un'infezione estremamente diffusa. In alcune statistiche italiane si è visto che dal 3 all'8% della popolazione generale femminile sotto i 25 anni di età è affetto da questo tipo di germe. Come possiamo prevenire la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse? Il primo passo della prevenzione è ovviamente conoscere il proprio stato di salute nei confronti di queste infezioni e quindi il test. Ovviamente poi bisognerà mettere in atto, una volta conosciuto il proprio stato, dei comportamenti sessuali atti a ridurre il rischio. E quindi in primis l'utilizzo del preservativo che non protegge da tutto e sempre, ma che sicuramente riduce in modo assolutamente sensibile e dimostrato il rischio delle infezioni sessualmente trasmesse. La riduzione poi del numero dei partner e l'adozione di altri comportamenti di prevenzione è altrettanto importante. Centro per le infezioni sessualmente trasmesse è attivo all'interno della Fondazione Cagrande dal 1954 ed è quindi una pietra miliare dell'unità operativa di dermatologia e di tutto l'ospedale policlinico. Offre 40 visite gratuite, 40 accessi gratuiti senza necessità di ricetta da parte del medico di medicina generale e senza appuntamento, tutte le mattine dal lunedì al venerdì per gestire i problemi di cittadini che si presentino con sintomatologia legata al rischio di infezione sessualmente trasmessa. Nell'ultimo anno, presso il nostro centro, abbiamo visitato circa 16.000 persone, non tutte malate, ma molte per effettuare uno screening per le infezioni sessualmente trasmesse. Tra le patologie di più frequente riscontro, sicuramente la sifilide, abbiamo avuto circa 350 casi di sifilide che abbiamo diagnosticato, trattato e guarito, perché la sifilide può guarire. Abbiamo avuto circa 130-140 casi di infezione da gonorrea, che ancora una volta abbiamo diagnosticato
è guarito e abbiamo avuto una casistica di infezione da clamidia nell'ordine dei 150-200 casi. Tutte queste infezioni batteriche sono infezioni assolutamente trattabili e che possono guarire con la terapia antibiotica adeguata. Per quanto riguarda l'infezione da HIV, abbiamo fatto circa 100-120 nuove diagnosi di infezione da HIV. I pazienti con una nuova diagnosi di infezione di HIV attraverso un canale preferenziale sono stati poi indirizzati ai centri specifici di Milano e provincia atti a gestire e trattare i soggetti con infezione da HIV. Oggi anche l'infezione da HIV non è più quella malattia mortale che abbiamo conosciuto agli inizi degli anni Ottanta, ma opportunamente seguita e opportunamente trattata, garantisce una qualità di vita molto molto buona.